Io mi sono chiesto, anzi mi sto chiedendo da quando sono qui, ecco, per quale motivo io sono qui. Una risposta è certa, sono qui perché sono amico di Claudio, del nostro Claudio, che mi sta dando una mano per portare avanti un progetto che per noi è un grande progetto, ottenere l'inserimento della maschera di Pulcinella, ossia il simbolo maggiore di Napoli, nella lista UNESCO, che corrisponde, grosso modo, come dice una riunione di qualche anno, una specie di premio, uno dei più grandi premi, che voi sapete, che esista al mondo, però dato non più a singoli scrittori, ma a delle comunità. Ecco, questo è l'aspetto seducente, perché c'è sempre alla base di ogni passione qualcosa di seducente, e l'aspetto seducente è questo, è ottenere per la napoletanità un premio. Quindi di questa portata, un premio Nobel, così dire, di questa portata. E allora un'altra ragione invece è perché ogni volta che vengo, io in queste riunioni, solitamente gli storici o gli antropologi vanno sempre a riunioni di altri storici e altri antropologi, sicché alla fine esce fuori che quelli che sanno delle loro cose sono loro stessi e i loro amici, o comunque una comunità scientifica. Che è una comunità per la verità molto ristretta, prestigiosa quanto voi, senza di essa noi non potremmo accettare certe cose, quindi erano utili a noi quando scopriamo che esiste, quando ci servono alcune informazioni. Ma è una comunità ristretta, è difficile che un saggio, uno storico, riesca a influenzare per più di 400-500 persone. Io ogni volta che vengo a parlare, ecco, dei brigantaggi di Pulcinella, eccetera, non so se più Pulcinella o meno, più di brigantaggio, invece trovo sempre un pubblico, non dico plaudente, qualche volta anche, ma soprattutto un pubblico consenziente. Il che significa che sta nascendo una nuova cultura popolare, che non è fatto più di tradizioni, di canti, anche canti e tradizioni, guai se non avessero quelli, ma è fatta anche di nuove conoscenze, ecco, che non vengono dalla comunità scientifica, al massimo vengono scippate qualche volta la comunità scientifica, ma poi procedono secondo loro, e procedono ingenuamente, pieni di errori, pieni di approssimazioni, a volte sono fatto notizie da appassionate, però circolano perché creano un pubblico come questo, che gli storici, ve lo confesso, non se lo sognano nemmeno, anzi voi non siete molti, ma spesso sono moltissimi per la verità. Quindi sta nascendo una controstoria popolare. Questo è il fatto nuovo. E per me questo è un fatto estremamente interessante. Io sono uno storico, faccio parte di quelli che si riuniscono in queste conventicole ristretti per fare alta cultura, eccetera. Ma sono anche un tastura di queste cose. Magari forse Claudio queste cose le sa. Ora, uno potrebbe dire sì, ma d'accordo, ma sono sciocchezze. Per esempio, uno potrebbe dire le cose che dice Claudio, ecco, sì, Bonboni, sì, ma so cosa pretendo, sono sciocchezze. Ma sono cose, ma anche la storia, la grande storia è tramata di punti di vista discutibili, a volte di verità discutibili, ma anche a volte la grande storia si accompagna spesso a una narrativa che pure è di alto livello, ecco, per esempio sul 1700, sul 1799, eccetera, ci sono tante scritte da Roma fino ad oggi, ma pure quelle sono invenzioni, pure quelle sono scientificamente inaffidabili, però hanno prestigio, hanno un seguito, sono rispettate, laddove invece se uno clicca su internet, ecco, trova una serie di cose che non sono che non vi dico, ma forse lo sapete, di errori e di approssimazioni, però ecco, fanno opinione, questo è importante, fanno opinione. E non sono le sole cose discutibili o sbagliate che si facciano, diciamo, all'interno della cultura, altro basta che essa sia. Questo andava precisato anche per dire perché io sono qui, forse tu lo sapevi, probabilmente altri no. Ora, le brigantesse, perché le brigantesse sono un capitolo di una storia nascosta. Per gli storici non esiste questo tema. Anche se io sto battendo nei convegni, in libri e pubblicazioni scientifiche, non pubblicazioni citate,
poco fa, che sono invece racconti di notizie, anche se di buone notizie, testi scientifici, eppure ancora la grande pastore ufficiale restia a recepire, fare proprio sul piano scientifico questo discorso. E naturalmente io insisto, e vediamo alla fine chi la vince, perché tutto sommato combattiamo l'armi pratica. Io purtroppo sono uno di loro, va bene? E quindi non è facile adesso far finta che non, di non ascoltare. Ora, perché questo vuoto? Perché questo vuoto storico? Perché questo buco nero? Vedete, la storia si fa anche attraverso comparazioni. Uno magari trova difficile inquadrare un fatto così singolare, così straordinario come quello delle brigantesse. Allora cerca altri fenomeni analoghi. Per la verità non esistono molti. Ne esisto io, quelli che conosco a me, io almeno, gli altri sono, secondo l'uomo, troppo moderno oppure troppo trascurabili. Sono le soldaderas messicane, ossia le donne che combatterono con Pancho Villa, combatterono e morirono. E poi le donne della resistenza, quelli che sia il significato politico, che qui non si mette in discussione. Ogni cosa è implicitamente politica, ecco. Ma fino a un certo punto, poi ha la sua autonomia, quell'autonomia che consente a me, per esempio, di dare guardia con i neoborbonici, non essendo neoborbonici. E quelle che consente ai borbonici, per esempio come il nostro amico Claudio, per esempio, di leggere i miei libri senza scandalizzarsi, vero? Almeno così spero. Ora dicevamo, allora, cosa è accaduto? Allora, la resistenza. Vediamo questo fatto, cerchiamo di capire una cosa alla luce dell'altra cosa. L'altra cosa qual è? Le donne della resistenza, cosa è accaduto? Erano donne, persone addirittura, c'era di tutto, transfascista, questo forse ti piacerà perché non erano classiste, transfasciste, cioè appartenevano a tutti i centri sociali, erano donne colte, raffinate, ma c'è anche gente comune, militanti politici, eccetera, che hanno preso la macchia, sono andate a combattere contro lo straniero, ancora una volta, altra affinità, contro lo straniero, e furono, combatterono, morirono, furono impiccate dai nazisti, parecchi, eccetera. Bene, ora, poi finita la guerra, per fortuna vittoriosamente, si fecero per Torino le sfilate dei vincitori. Queste sfilate di vincitori, ecco, c'erano gli uomini con i fucili in mano, anche senza fucile, quelli che avevano combattuto e vinto, ma non c'erano le donne. I partigiani non hanno fatto sfidare le donne. Perché? Perché il tipo di cultura al quale appartenevano i partigiani invece non era opportuno o decoroso che le donne si presentassero pubblicamente col fucile. Ma di che cosa stiamo parlando? Queste erano donne che hanno combattuto come gli altri, sono morte come gli uomini. Eppure no. Vedete come lo scollamento a volte tra l'ideologia politica, che è questa avanzata, e la cultura personale, che è poi quella che fa la storia e quindi le altre cose. Invece resiste, c'era questo scollamento, eccetera. Abbassate un attimo il microfono. Si dovrebbe mettere al contrario. Sì. Ecco fatto. Se no le eliminiamo, va bene. Grazie, mi dispiace di parlare. Ora, in effetti,